Il villaggio Palumbo è una località situata nella regione della Calabria. Questa pittoresca località è immersa nella splendida natura della Sila. Il villaggio è noto per la sua atmosfera tranquilla e rilassante, ideale per coloro che cercano una fuga dalla frenesia della vita quotidiana. Il lago Ampollino è un lago artificiale situato nella regione della Sila, in Calabria, Italia. Questo pittoresco lago è stato creato negli anni 20 con la costruzione di una diga lungo il fiume Ampollino. Si trova a un'altitudine di circa 1200 metri sul livello del mare, circondato da una lussureggiante vegetazione montana. Il Brigante è un hotel situato sulla Sila, in Calabria. L'hotel è specializzato nell'ospitare squadre di calcio in ritiro. L'hotel dispone di 100 camere, tutte dotate di bagno privato, TV, wifi e aria condizionata. L'hotel dispone anche di un ristorante, una palestra, una piscina e un campo da calcio. La squadra di calcio del Messina continua il suo ritiro in questo magnifico hotel immerso nel verde della Sila, a pochi passi da numerosi sentieri escursionistici e da splendidi laghi. L'hotel è il luogo perfetto per una squadra di calcio che vuole allenarsi in un ambiente naturale e tranquillo. L'allenamento si svolge sulla pista riciclabile intorno al lago Ampollino, che è una pista di 2 km. L'allenamento inizia con il riscaldamento, seguita da una serie di corse. L'allenamento è un ottimo modo per migliorare la forma fisica. La squadra fatica e si prepara per il campionato. Gli allenamenti sono intensi, i giocatori sono determinati e sanno che dovranno dare il massimo per raggiungere il loro obiettivo. Posta Messina. Posta Messina. L'allenatore parla con i ragazzi e sottolinea i punti di forza della squadra incoraggiandoli. Ragazzi, oggi è stato un duro allenamento, ma avete lavorato tutti sodo e sono molto orgoglioso di voi. So che siete stanchi, ma non dovete mollare. Il campionato è alle porte e dobbiamo essere pronti a dare battaglia. Ho visto che avete tutti un grande potenziale, ma dobbiamo lavorare ancora di più sulla tecnica, la tattica e la condizione fisica. Dobbiamo essere uniti e compatti e dobbiamo crederci fino in fondo. Da Milano, qui a Villaggio Palumbo si lavora tanto, vedo i ragazzi che si impegnano tantissimo, il mister è una garanzia, siamo fiduciosi perché abbiamo cominciato bene e cerchiamo di continuare ancora meglio. Crediamo, io personalmente da 52 anni ci credo e quindi quest'anno sarà diverso. Forza Messina, ora e sempre. Forza Messina!
L'allenamento dei portieri è un'attività complessa e impegnativa che richiede una serie di abilità fisiche e mentali. I portieri devono essere in grado di reagire rapidamente, prendere decisioni precise e avere un'ottima forma fisica. Durante la sessione tattica, l'allenatore discute con i giocatori la strategia da adottare in partita. Si parla di come impostare il gioco, come difendere e come attaccare. L'allenatore spiega ai giocatori i movimenti da fare e le posizioni da occupare in campo. Gli esercizi addominali alla fine di una sessione di allenamento per una squadra di calcio sono importanti per potenziare l'addome, migliorare le prestazioni, ridurre il rischio di infortuni e favorire il recupero. Contribuiscono anche a fornire stabilità al tronco e migliorare il controllo del corpo. Si svolge in un'atmosfera festosa e allegra. I compagni di squadra si riuniscono per celebrare il compleanno di Michele e Maus. Ci sono sorrisi, scherzi e abbracci tra i compagni, che dimostrano il forte legame di squadra. Tutti i presenti condividono ricordi e momenti divertenti vissuti insieme sul campo. La serata è un modo speciale per rafforzare l'unità della squadra e celebrare un momento speciale nella vita del giocatore festeggiato.